Per noi Dio è il tutto uno assoluto che è, e ciò significa che Dio è eterno, infinito ed immutabile. Dio solo è la realtà totale, la realtà assoluta, e solo Dio è uguale a se stesso. L'emanato, pur essendo parte di Dio in Dio, proprio perché parte, non è la realtà totale, non è assoluto, quindi è relativo. Il tempo e lo spazio appartengono all'emanato, quindi sono relativi. Osservando l'emanato, noi lo vediamo in continuo mutare, in continuo trasformarsi. Ora, se questa mutazione fosse reale, Dio intero muterebbe, e non sarebbe più immutabile, e non sarebbe più eterno, più assoluto. Dunque, deve trattarsi di un apparire, ma non essere. Ora, questo apparire ma non essere, come appare, corrisponde esattamente al contrario di ciò che noi abbiamo definito realtà. La realtà è ciò che è e non ciò che appare. Per cui possiamo concludere che il mutare e il divenire sono illusori. E se la realtà è e non può essere diversamente, senza durata, l'illusione che è il suo contrario, che non significa opposto, badate bene, finisce. L'illusione quindi, che sarebbe l'apparenza di una realtà, parte della realtà totale, finisce. Sicché il mutare, il divenire, il tempo, lo spazio e il trasformarsi sono relativi, illusori e finiscono. E non potrebbe essere diversamente. Un tempo ed uno spazio senza fine sono un assurdo. Solo dove tempo e spazio non esistono, possono non esistere limiti ad essi. Perché tempo e spazio sono il risultato di limiti e non possono esistere senza di questi. Quando noi diciamo che il cosmo che è relativo dura in eterno, non intendiamo dire che l'illusione del divenire nel cosmo non abbia fine, ma che il cosmo nell'assoluto non può avere un reale inizio né una reale fine. Il cosmo esiste in Dio in tutte le sue fasi di manifestazione, dall'inizio alla fine, nell'eternità del non tempo. Perché, ripeto, un divenire che duri un tempo perpetuo, cioè che abbia avuto un inizio e non abbia una fine, è doppiamente impossibile. Primo, perché un tempo senza fine non può esistere. Secondo, perché in ogni caso dovrebbe trattarsi di un reale divenire che è inconciliabile con l'immutabilità di Dio.